Ciao ragazzi, sono Marco Merrino e questo è un video di domande, che palle, vero? Però alla fine ci sarà una piccola anteprima di Marco Merriact 5. Fate come me quando ci sono i video così, saltate tutto il video, guardate quello e poi chiudetelo. Ed ecco a voi la mia nuova sigla che metterò all'inizio di ogni video con il mio nuovo logo fatto da Zanina JPEG. Andate su Instagram a succhiarglielo. È femmina, la battuta che lui non ce l'ha. Sono falso, lei è il mio preferito. Non ti avevo visto entrare! Beh, si è fatto un certo orario, dovrei morire. Eh beh, si è fatto un certo orario, quindi dovrei girare un vlog che sembra un tantino più elegante del tuo. Lavoro vero. Ah sì, io almeno un posto sicuro ce l'ho. Ok, ma... Cioè, resta te. Leggila attentamente questa frase, non il biglietto illustrativo, anche perché non c'è. Mi dite per piacere cosa devo fare per lavorare con voi. Pure per Assassin's Creed mi hanno pagato, è una merda quel video, manco ci giocare ad Assassin's Creed Odyssey. Cosa volete, prove concrete del mio amore? Beh, eccone una. Vi prego, contattatemi, non ne posso più. Ragazzi, quanto tempo è passato dall'ultimo video? C'è effettivamente una frase che io possa dire che limiti la colpa del fatto che non li faccio uscire mai? Però quando escono, nel bene e nel male, ci saranno molte battute su Assassin's Creed, sul video di Assassin's Creed in questo video qua. Devo operarmi il culo in qualche modo. Marco, quel video fa schifo. Siamo già due. Vi piace qui? E qui? E qui? Perché a Messina. Però facciamolo un brindisi a Messina. Benvenuti in un nuovo episodio di Marco risponde e spiega ciò che serve a non lasciarvi soli nel periodo che ci vuole per fare un altro video. E anche per aggiornarvi un po' su quella che è la mia vita di YouTube. E anche un po' di quella finta. Avrete notato che non ho messo da nessuna parte il post al quale mandare le domande da rispondere in questo video. Questo perché questa volta le domande le farò io. Vi farò da solo le domande più iconiche, quelle che mandate sempre sul canale e anche negli altri social, così da distruggere i dubbi, metterne altri e limitare le domande scemotte degli altri due video. Lo facciamo un po' più serio questo qua. Infatti, se rompo qualcosa sono finito. Quindi venite con me ragazzi e tuffiamoci in questa nuova avventura del capire e capirsi. Marco Merrino scrive: ciao Marco, sono Marco. Come mai passa così tanto tempo da un video all'altro? Questa l'ho messa per prima perché è la domanda veramente più secolare del canale. Come mai passa tanto tempo da un video all'altro? E si parlerà solo di miei difetti qua. I veri motivi sono molto legati alle aspettative che creo con i video che mi vanno molto bene. Ad esempio, se vogliamo parlare di una delle serie che è andata meglio sul canale, è mia preferita, e anche di Giampiero, scommetto. Sì. Marco Merriact. Ogni video, a mio parere, è sempre andato meglio ed è proprio quello che io voglio fare. Questa cosa qua rende difficile il processo creativo perché devi sempre superarti. Io un giorno mi ammazzerò. Il mio ultimo video sarà il mio suicidio. E questa cosa ci ho pensato veramente tanto, ragazzi. Se arrivo in un punto dove non posso più lavarmi le palle da solo, non posso più fare video, io mi ammazzo. Probabilmente già il copyright, tutte le regole di YouTube la saranno morte. Sì, potrà fare, tutti i soldi li darò a... Sì? A Ciccio? No. A Daniele? Che cazzo c'entra? A Titolatella? A me. E devo essere io contento, vero? Devo divertirmi. La prima regola del lavoro è divertirsi, vero? O no? Quindi questo è un motivo. L'altro motivo è che sono un testa di cazzo e veramente dipende molto il mio processo creativo dalla mia vita sociale. E dipende molto da quello, dipende molto dal mio umore. Dipende molto dal mio umore. È una cosa che sto cercando di eliminare e lo faccio per voi. C'è questo meme che si dice, lo faccio per voi. Grazie, grazie Marco. Marco Merrino, guarda caso, scrive: ciao Marco, sono Marco. Che fine ha fatto facciamoci conoscere? La fine che ha fatto mio fratello è rimasta a Messina. E quando non sto vicino a una persona perdo quel rapporto. Ci sono persone nella mia vita dove riesco a mantenerlo alla distanza, però il vantaggio con loro è che non gli voglio così bene. A mio fratello gli voglio bene, quindi se non ce l'ho vicino perdo qualcosa. E quel qualcosa era un po' la chiave di facciamoci conoscere. Per questo provo un po' fastidio a montarli. Io vorrei per mio fratello la stessa fortuna che ho avuto io, nel capire che ci vuole semplicemente un aereo per andare a Milano e una casa per ritrovarsi insieme. Vieni a Milano, Ciccio.
Vivi con me. Quella terra non ti ha mai dato niente, semmai è l'esatto contrario. La terra però ha radici, le placche, deve stare là, non se ne va, se non di pochi centimetri ogni anno con le bugie. Tu invece puoi, non sei una placca, sei una pacca sulla mia spalla, che non c'è più. Vieni a Milano, Ciccio. Che dimmi? Wow. Mi ha toccato. Anche a me mi ha toccato questa roba qua e mi ha pugnalato l'essermi allontanato da lui. Non mi è mai successo a nessuno. Vorrei fosse vicino a me. Lo reputo un cretino un po'. Perché stare là vuol dire avere determinati standard. E io di solito odio chi ha determinati standard. Sono molto giudicoso io. Specialmente con le persone che amo. Perché sono messe più a rischio quelle che le altre. E voglio lo stesso trattamento da tutti. Non sono un ipocrita. Quindi Ciccio, ti aspettiamo. Ed è un plurale, perché ti aspettiamo veramente tutti, non solo io. Marco Merino scrive: e lo sapevo che mi sarebbe arrivata questa domanda. Ciao Marco, sono Marco. Che è successo sul video di Assassin's Creed Odyssey? Niente, non rispondo. Bro, c'è un motivo per cui non ho risposto. Te lo dico a cuore in mano. Sapevo che andavi a girare, sentivo qualcosa. Quel qualcosa riguarda un particolare video sul tuo canale. Un video su Assassin's Creed che abbiamo fatto assieme. Uno dei tuoi peggiori video. Assieme alle 5 regole per diventare youtuber. Tipo quelle. Io Rasul lo amavo. L'ho portato qua a casa con grandi aspettative, ma poi è andato tutto in fumo, le storie di Instagram, tu che piangevi quando contavi quel video. Bro, tu piangevi. Io piangevo. Bro, tu piangevi. Ma anche tu alla fine. C'erano volte in cui mangiavamo e tu dicevi, a me quel video abbiamo passato tutte le fasi, all'inizio dovevamo convincerci, poi depressione e adesso abbandono totale, abbandono. Distruzione, bello. Grazie del tuo grazie del tuo parere, bro. Grazie del video, bro. Torniamo. Pronto? Bro, che fai? Sto girando un video, tu? Sto girando anche un video. Wow. Senti, sto rispondendo a una domanda, la domanda me l'ha mandata Marco Merrino e dice: ciao Marco, sono Marco, cosa è andato di male nel video di Assassin's Creed Odyssey? Giampiero? Marco Merrino scrive: ciao Marco, sono Marco, ma sto Marco Merriact 5 diventerà il Kingdom Hearts 3 del mio canale. Fra 6 anni dirò che non si fa più. E però lo faccio. Dopo 7 anni. Finiamo con Marco Merrino che mi chiede: ciao Marco, sono Marco, ma Twitch? Ho finito anche il primo episodio così, con questa nota e con questa promessa che spero non sia falsa anche questa. Twitch, ragazzi, io sono venuto qua a Milano per Twitch. È il progetto che stiamo costruendo io, Daniele e tutti quelli che lavorano insieme a noi. È veramente gigantesco. Le cose nuove che posso dirvi a riguardo sono che il bar che dovevamo costruire a casa nostra è completo. C'è un bar a casa nostra. Possiamo ubriacarci senza andare al supermercato a comprare le birre che costano poco. Stiamo creando vari set per vari show che faremo su Twitch. E vi voglio parlare di una cosa: l'altra volta su YouTube ho provato la Premiere e penso la farò pure per questo video qua. Ci stiamo guardando il video insieme. Adesso. A meno che questo adesso non è la seconda volta e quella volta non ci sarò. La prima adesso sta succedendo, siamo insieme. Io adesso scriverò cacaccia in chat. Guarda la chat. Incredibile. La Premiere è stata bellissima, mi ha emozionato. Ci siamo visti il video insieme. Una delle cose più belle che io faccio è dopo che monto un video in quel modo in cui lo monto io, quindi devastante, in maniera devastante,
lo carico. È molto bello rivederlo, è come se lo vedo per la prima volta, nonostante l'abbia visto per tutto il montaggio, insieme a voi, perché so che migliaia di persone lo stanno guardando in quel momento. La premiere è incredibile perché fa questo countdown con la gente che è connessa in quel momento là, ci sei anche tu. È stato veramente emozionante la premiere, è perché per la prima volta ho provato qualcosa che il mio lavoro su YouTube ha sempre escluso, ovvero il live, cioè quella cosa stava succedendo live. Twitch, questa, tutta questa premessa è per Twitch. Twitch è proprio questo, è live, è far succedere qualcosa insieme a voi, che, con voi che potete reagire in tempo reale. Io penso che dopo questo video ci sarà una scaletta di video che devo far uscire, ci sarà un Marco parla male di cose, così da devastarmi prima di gettarmi completamente sul progetto di Twitch. Voglio riaprire la serie, a parte cose serie, e poi ci getteremo completamente su Twitch, ragazzi. Passerà un po' di tempo, io in un mese intero, sì, che comunque è come se non cambierà niente. È solamente per dirvi, ragazzi, tic tac, buonissime caramelle, tic tac, il tempo sta passando, sta per arrivare Twitch. Quello che abbiamo in mente, ragazzi, è incredibile. Io non vedo l'ora neanche di farvelo vedere, quello è palese, ma di gettarmi in qualcosa di veramente diverso da quello che ho sempre fatto finora. Dicendo però che non abbandonerò YouTube, questa è la mia vita, voi siete la mia vita, ragazzi. Mi sono aperto con voi come neanche con gli amici, perché a chi devo un cazzo, se non alle persone che a volte vengono da me e mi dicono sono cresciuto da quando non ho i peli che ti seguo. Beh, anche io, da quando non ho i peli che vi seguo. Ed è un sentimento. A volte siete dei cazzoni, ma io ho fatto Assassin's Creed. Quindi è molto... c'è molta par condicio fra di noi. Quindi, ragazzi, grazie per il tempo e per la pazienza che mi dedicate. Io farò sempre lo stesso con voi, grazie a Giampiero, grazie a Daniele, grazie a tutta Milano che mi ha accolto in questo anno. Io penso, voglio fare lo stesso con mio fratello, quindi vieni e ci vediamo al prossimo video, dove smetterò fare un fantasy. Ed ecco l'anteprima. Ma la sedia? No, le armi nel wrestling, non nella box. Voi fate questa cosa quando chiamate le persone?